Rui Costa, il suo controllo si difende poi dall'attacco di Gezior, ma è Citko che gli ruba palla, riesce ad intercettare di nuovo Bilivio, Mijatović, Mikalski. Perde il pallone il capitano del Vives, il controllo di Chiesa e c'è il gol della Fiorentina al 40esimo. Fiorentina in vantaggio, una grave ingenuità di Mikalski, ha recuperato palla Mijatović che immediatamente ha servito a centro area Chiesa, eccolo qua il suo controllo, si è allungato un po' troppo il pallone, forse avrebbe potuto intervenire in uscita Matusek, ma per primo ancora una volta sulla palla è arrivato Enrico Chiesa al 40esimo. La Fiorentina dunque è in vantaggio, il primo piano per l'ex parmense, e lo avevamo appena detto, uno dei grandi portafortuna della Fiorentina contro un'area di andata. Provvidenziale il salvataggio sulla linea che è stato di Kielbovic, ancora un calcio d'angolo per la Fiorentina, sistema due uomini sul palo Matusek, Chiesa dalla bandierina, colpo di testa di Pavlak a liberare Di Livio per Chiesa, cross nel mezzo, lo stacco di Kois e stavolta fa centro, 2-0 per la Fiorentina, siamo al 22esimo del secondo tempo, 2-0 per la Fiorentina e a questo punto questa che lo rivediamo è la gol che possiamo dire garantisce ai Viola l'accesso alla Champions League vera e propria, anche perché a questo punto il Vizev dovrebbe segnare 5 gol e con tutta la buona volontà non vediamo davvero come possa riuscire in questa impresa la formazione polacca. Grande stacco di Sandro Kois sulla cross di Chiesa, un'azione simile a quella che aveva portato al raddoppio della